Per quanto riguarda poi la sicurezza durante l'utilizzo della macchina, beh, Liber da questo punto di vista non transige. Quindi abbiamo tutti i sensori antiribaltamento. Una cosa importante che la distingue da molti competitor è il fatto di poter programmare la geometria di lavoro della macchina, ossia posso dare delle limitazioni in altezza, ma non solo, posso dare delle limitazioni all'allungamento del secondo braccio, anche delle limitazioni all'accorciamento del secondo braccio, semplicemente impostandole direttamente come operatore. Devo entrare in un capannone e so che non posso superare i 7 metri di altezza, tanto per dare un numero, mi andrò ad impostare i 7 metri di altezza e la macchina potrà farmi tutte le geometrie possibili al di sotto di quell'altezza massima, a prescindere dalla posizione tra il primo e il secondo braccio. Questo è ovviamente facilmente realizzabile tramite due elementi, due sensori che mi vanno a misurare l'ampiezza degli angoli dei due bracci, in modo tale che elettronicamente ogni combinazione possibile sia mantenuta al di sotto dell'altezza massima. Che cosa mi serve poi il fatto di poter limitare l'oscillazione in avanti, diciamo l'ampiezza in avanti del secondo braccio e il ritiro all'indietro sempre del secondo braccio. Il ritiro all'indietro è facilmente intuibile. Qui avrò un polipo che normalmente è all'incirca lungo 2 metri, cioè l'altezza complessiva del polipo è circa 2 metri, quindi devo stare attento che tornando indietro, oscillando, non mi venga a battere contro la cabina. Per quanto riguarda invece l'anteriore, è una questione un pochettino più fine, diciamo, una questione un pochettino più di sensibilità di lavoro. Si parlava di operatività. Perché limitare in modo elettronico, in modo geometrico, l'operatività del secondo braccio in avanti? Per un motivo semplice, perché Liber monta di serie dei fine corsa ammortizzati, per cui noi sappiamo molto bene che chi fa questo lavoro utilizza l'operazione del lancio del materiale per l'accumulo, per il carico, per lo spostamento. È un'operazione che fanno tutti quanti. Quindi, cosa succede? Che se io ho un freno e un ammortizzatore idraulico sul fine corsa dei cilindri, quando cercherò di lanciare il materiale verso l'alto, il braccio a un certo punto rallenterà e il mio lancio non sarà efficace. Il fatto invece di avere la possibilità di limitare elettronicamente il movimento in modo brusco mi permette di dire io arriverò fino a un certo punto, dopodiché il mio polipo potrà prendere, diciamo, mantenere questa energia cinetica che ha acquisito nella corsa e potermi lanciare il materiale in lontananza.